Allora, buonasera e benvenuti. Iniziamo la seduta. Segretario, l'appello. Buonasera, seduta del 19 giugno 2017. Procedo all'appello. Mozzicafreddo. Presente. Ubaldi. Cingolani. Sabatini. Fabbracci. Taccalini. Toschi. Cittaroni. San Paolo. Ferrillo, Ruggioloni, Giorgetti, Giri, Grilli, Zoppi, Rovazzani, Vigini. Ascoltatori, Ferrillo, Giorgetti, Zoppi. Scusi segretario, volevamo fare un intervento prima di iniziare sul discorso sui punti. Possibile? Volevamo solo chiedere lo stralcio del punto 5 dall'ordine del giorno, considerato che c'è stata consegnata la documentazione in ritardo, come attesta la PEC della segretaria, la dottoressa Rachele Fermani, che testualmente dice: mi scuso per il ritardo nell'invio della documentazione causato dalla mancata connessione del computer degli uffici comunali alla rete internet. Questa non è la prima volta, quindi forse è il caso di cambiare rete. E questo mi aggancia anche al discorso del sindaco in forma, quando noi avevamo comunque evidenziato questo ritardo nella comunicazione attestata appunto anche dalla dottoressa Fermani, che non sono solo chiacchiere ma sono dati di fatto. Così come anche erroneamente nel sindaco in forma indicate che giovedì 15 giugno è stata inviata a tutti i consiglieri la convocazione ai sensi dell'articolo 7,1 lettera B con 4 giorni di anticipo. In realtà sono i giorni previsti dal regolamento, perché prevedono 3 giorni liberi e quindi non si convoca il giorno di invio, e lo dice il regolamento, e il giorno in cui c'è il consiglio comunale. Quindi non ci avete fatto un favore, ma avete osservato il regolamento. Approfitto a nome della minoranza, cosa che abbiamo già fatto in sede di riunione capigruppo, di chiedere, e questo speriamo appunto che se ne tenga conto, che i consigli comunali vengano tenuti di giovedì, perché a prescindere rispetto delle date o meno, il discorso di consegnare la documentazione il giovedì, a volte il venerdì, cosa implica? Che noi la documentazione avessimo necessità di consultarla. Il Consiglio Comunale, che ormai è consuetudine, mi sembra, farli lunedì, non abbiamo materialmente la possibilità di farlo, e questo nell'ottica, anche a prescindere dalle proprie posizioni, voi avrete le vostre o le nostre, di un confronto politico e di una condotta rispettosa della minoranza a cui lei sindaco ha sempre detto di attenersi. Quindi, visto che rappresenta tutti, speriamo in questo caso rappresenti anche noi della minoranza, visto che noi rappresentiamo comunque altrettanti cittadini che ci hanno votato, chiediamo che, per permetterci di poter espletare il mandato che siamo qui chiamati comunque a svolgere, d'ora in poi i consigli vengano tenuti il giovedì. E ribadisco la richiesta di stralciare il punto 5 per ritardo nella comunicazione, come attestato dalla dottoressa Fermani, e produco la PEC che ci ha inviato. Segretario, c'è scritto qui che si scusa per il ritardo. Bene, allora, noi non siamo qui per fare né piaceri né dispiaceri a nessuno, quindi sicuramente le convocazioni di Consiglio Comunale non sono state fatte di lunedì per dispiacere qualcuno, ma solamente perché secondo noi è una giornata adatta. Potremmo verificare un'altra giornata, ma il giovedì no, perché il giovedì normalmente abbiamo giunta. Secondo, quindi potrebbe essere mercoledì, venerdì, martedì, ce ne sono tanti, sabato mattina, così sono tutti liberi. Domenica mattina, come ha fatto. Allora, per quello che riguarda il discorso della documentazione, allora, mi sembra che la commissione consigliare è stata convocata con i tempi giusti. Il
il Consiglio Comunale è stato convocato con i tempi previsti dal regolamento. Per quello che riguarda la documentazione, che non sempre è così, è stata convocata, è stata consegnata l'ultima il pomeriggio alle 16.03 del venerdì. Il regolamento parla di 3 giorni, quindi mi pare che siamo regolari. E quindi i giorni liberi sono solo per la convocazione, per cui sono, per carità, io capisco che uno sabato e la domenica vorrebbe fare altre cose, ma ogni tanto purtroppo, rappresentando tutti qualcuno, occorre darsi da fare. Posso? Prego. Allora, a parte le battute, venerdì, sabato e domenica se le risparmi, perché comunque sono battute, nessuno ha detto che ci sta facendo piaceri o dispiaceri, abbiamo detto solo che ha scritto una cosa errata quando dice che ce l'ha consegnata 4 giorni prima, prevedendone 3, perché non è vero, perché ha rispettato il regolamento. Noi non vogliamo il sabato e domenica fare altro, a differenza sua, noi dal venerdì pomeriggio, quando lei ci consegna la documentazione, gli uffici il sabato sono chiusi, studiamo come abbiamo fatto in precedenza i punti e sono 4-5, cosa che invece lei quando ce lo presenta dovrebbe averla studiata. Poi abbiamo verificato nei precedenti consigli che non sempre studiate, però questo è un problema vostro e non è un problema nostro. Poi quindi, se dobbiamo fare gli spiritosi e sta a fare le battute, facciamole fuori, non in quest'aula. Noi siamo rispettosi del ruolo che ricopriamo, forse lei meno di noi. Sì, chi è che deve parlare? Prego, Giri. Eccolo qua. Allora, sindaco, sabato e domenica, cioè non è che uno vuole andare chissà dove, no, ma è che sabato per esempio gli uffici comunali sono chiusi, domenica lo stesso. Dietro un gruppo consiliare ci sono, per esempio, c'è un gruppo, c'è un partito, per esempio, anche con me, che vuole anche essere informato giustamente di quello che si va a discutere in Consiglio Comunale. Se le cose ci vengono consegnate con così stretto, con tempi così stretti, è evidente che tutto ciò cade, non sono i 3 giorni, perché non sono 3 giorni veri questi, quelli del sabato e la domenica non sono giorni veri. Perché dovete insistere in questo modo? Io questo dico. Perché dovete insistere in questo modo? A calpestare quelli che sono i nostri diritti di documentarci seriamente. L'ultimo argomento, quello di cui chiediamo lo stralcio, ci è stato consegnato alla venerdì sera. Ma venerdì sera, se un consigliere comunale vuole fare un minimo di approfondimento, dove va a farlo? Con chi lo fa? Ci dobbiamo fidare così, sulla fiducia, ok, però vuol dire, non mi pare che sia questo, no, il ruolo che deve essere assegnato a una minoranza. La minoranza esercita una funzione di controllo e noi dobbiamo su certi argomenti arrivare completamente impreparati, questo è il punto fondamentale. Oggi è diventato anche una piccola variazione di bilancio, come voi vedete, di poche migliaia di euro. È un 50-60 pagine che vanno lette, vanno viste, allora vi facciamo un appello, no? Cercate di non fare in modo che questa prassi non arrivi a diventare una ferita, un vulnus all'interno della vita democratica, perché altrimenti poi le conseguenze sono di difficile immaginazione, perché poi quando si rompe questo vincolo di democrazia che deve unire chi sta al governo e chi sta all'opposizione, in ogni caso quando si distrugge questa forma di dialogo, poi è un danno per tutti. È un danno per tutti, non è solo una battaglia che facciamo per le minoranze, è una battaglia che facciamo per la città questa. Cercate veramente di porre fine a questo sistema che non va. Allora, non so che prassi è questa del dibattito prima del Consiglio, ma siccome ho visto che hanno parlato più di una persona. Allora, i tempi sono stati perfettamente rispettati, la Rachele Fermani è presente, è vivente e presente e lo testimonia. Il ritardo è tra la mattina e il pomeriggio, perché è la mattina che è rimasto, ma non come giorno del ritardo.
E quindi il ritardo a cui si riferiva era quello, forse se non lo scriveva del ritardo era forse meglio visto come è stato preso. Io però, Giri, ho una buona memoria e ho anche parecchia storia. Io mi ricordo le cartuccelle di Giorgio Vecchi e della sua amministrazione senza che lei urla. Adesso lei sta zitto, non è vero, lei chiamava le cartuccelle. Allora voglio dire, non è vero per niente che è false. Lo dica. Allora io parlo di quello che mi pare e ne rispondo in ogni sede. Ok, e anche lei, e si è più educato, soprattutto perché fa il preside nella vita civile. Punto primo. Secondo, vengo da una opposizione, da una minoranza recentissima, in cui il regolamento, non fatto da quell'amministrazione, ma fatto dalle amministrazioni precedenti, compresa quella che, della quale facevo parte, prevedeva un tempo minimo di 24 ore. E qui siamo viventi e siamo presenti, almeno io, Angelica e Pina, che la documentazione la prendevamo la mattina e il giorno dopo ci facevamo le copie, perché non esisteva il discorso di farsi le copie, non esisteva, e arrivavamo il giorno dopo in qualche modo preparate al Consiglio, e nessuno ci ha detto, e quando abbiamo chiesto più tempo, tra l'altro i punti all'ordine del giorno, uno, sono stati spiegati il venerdì pomeriggio in riunione in commissione, due, sono di una semplicità enorme, anche quelli del punto quinto, perché sono correzioni grafiche, cioè esplicitazioni grafiche. Terzo, vai in pubblicazione e osservazione, quindi nella pubblicazione e nell'osservazione ci sono 60 giorni previsti per legge, non ne vedo assolutamente la necessità, ma che i tempi siano assolutamente rispettati è fuori di ogni discussione. Chiamate a testimonianza chi volete, che poi se siamo in condizioni di consegnare il materiale prima, lo consegniamo prima, è un altro discorso, ma magari alcune cose non riuscivamo a consegnarle prima, perché abbiamo avuto il tempo, la necessità tecnica di predisporle in ultimo momento, perché con i sabati e le domeniche ci facciamo i conti pure noi, perché con gli orari degli uffici li facciamo pure noi, col fatto che gli uffici abbiano il loro lavoro indipendentemente dalle varianti dagli atti da portare in consiglio, ci facciamo i conti anche noi, ma la disponibilità, d'altro canto non mi sembra che venerdì io ci sono stata, io ho risposto alle domande che c'erano sulle cose, come me ha risposto il sindaco sulle domande che sono state fatte, quindi non è che qualcuno si è vietato di rispondere, a chi c'era, abbiamo risposto a chi c'era e a chi ha fatto le domande, quindi mi sembra che tutto questo sia stato fatto venerdì. Se qualcuno stamattina o sabato e domenica voleva richiamare il sindaco, qualcuno lo poteva fare. Se stamattina voleva, visto che non c'è manco più le scuole, perché è finite pure le scuole, le scuole ci stanno, benissimo. Allora però il giorno del coso, il giorno del consiglio c'è la possibilità, c'è la libertà, c'è l'assenza garantita, e quindi voglio dire uno può venire, può prepararsi, e l'assenza significa che uno si possa preparare. Allora rispetto a questo, c'è tutto il tempo della pubblicazione delle osservazioni, io mi sembra assolutamente strumentale come molte altre cose, e poi il solito discorso, lo mando a questo, lo mando a quello, scrivo al prefetto, ma il prefetto, ragazzi, c'è robe importanti da fare, cosa pensate che faccia il prefetto a un sindaco, cosa gli deve fare, tutto sul culetto, cosa gli deve fare quando gli dice che ha rispettato le date, quando gli manda il regolamento che ha fatto tra l'altro il commissario, che l'ha allargato il commissario, perché onestamente chi è stato in amministrazione sa perfettamente che tante volte purtroppo la documentazione non riesce a essere pronta fino all'ultimo momento, anche se l'abbiamo studiata, se sappiamo che, ma magari per una serie di circostanze non si riesce, però prevede i 3 giorni, e 3 giorni ci sono stati, compreso il fatto, e abbiamo valutato anche questo, che il provvedimento che voi chiedete di stralciare, il punto numero 5, va in pubblicazione e osservazione, quindi c'ha 60 giorni di tempo per essere controllato, osservato e osservato. In ogni caso, che se ne dica,
nessuno ha mai intenzioni di tipo punitivo o di tipo disaggregante, tutt'altro. Però nella fattispecie si tratta proprio di due provvedimenti veramente, io capisco, varianti significative a un piano regolatore in cui, che comportano scelte di tipo politico, scelte di tipo di diversificare volumetrie o cose del genere, è ovvio che dovrebbero avere un ben più significativo tempo. Chiaramente, come abbiamo fatto per esempio con la variante del Burchio, insomma la roba è stata data parecchio in anticipo, proprio per dare possibilità di approfondire. Per cui quando parliamo di cose che onestamente hanno un significato meramente di tipo cartografico e di correzione di retini che non c'erano e quindi ci vengono messi, mi sembra insomma una cosa un po' onestamente un po' speciosa. Però dico, non c'è nessuna intenzione di tipo punitivo per nessuno, tutt'altro, perché abbiamo dimostrato in altri momenti, quando le cose hanno una valenza sicuramente maggiore rispetto a questa qui, di dare le possibilità anche più volte insomma di poter approfondire le cose. Dobbiamo votare. Poi questa va considerata una mozione? Allora, sarebbe una mozione d'ordine. Sì. E hanno parlato a favore e contrari, se credo che, dato che è stata fatta, se la mantiene la richiesta di non passare a discussione il punto 5, no? Mi pare che questa è la richiesta. Quindi è una richiesta precisa, Sindaco, quindi è caso che il Consiglio si esprima col voto. Va bene, io per quello che mi riguarda non intendo togliere il punto 5, insomma, adesso, perché per le motivazioni che ho detto. Allora, mettiamo a votazione. Chi è d'accordo per stralciare il punto 5 dell'ordine del giorno, alzi la mano. 5. Stralciare, no? Ho detto stralciare. Chi invece non è d'accordo, alzi la mano. 12. Allora, possiamo proseguire con l'ordine del giorno? Problemi, altre mozioni? No. Punto 1, approvazione verbali, seduta precedente. Avete visto i verbali? Ci sono annotazioni? Sono stati pubblicati i verbali del Consiglio sul bilancio, no? Abbiamo firmato le seguite. Abbiamo firmato l'immediato eseguimento. No, abbiamo firmato anche le seguite alla pubblicazione, è stata firmata. Ma i verbali non sono stati. Sta sempre sulla prima linea. Chi intende? Sul sito sono stati pubblicati i verbali? Cioè, a noi di solito arriva la pubblicazione come eravamo rimasti d'accordo della pubblicazione dei verbali. Non c'è arrivato niente. Questo non è. Non vi è arrivata la trasmissione degli atti. Arriverà. Un'altra cosa, non è questa. Un conto della pubblicazione, un conto di invio. Vabbè, però adesso oggetto. Pubblicazione arriverà. Sono pubblicate le delibere, sono eseguite e pubblicate. Allora, loro lamentano il fatto che non è stato trasmesso. Sì, ma la consuetudine è di trasmettere? Sì. Questa è la mia domanda. Ecco, perché la consuetudine è quella di comunicarvi che l'abbiamo pubblicata? Sì, ultimamente sì. Ragazzi, se è pubblicato è pubblicato, è essenziale che è pubblicato. Sono pubblicate. Appunto, se è pubblicato noi avremo comunicati, ma basta aprire il sito e si legge. Cioè non è che. Basta, cioè, adesso voglio dire, rispetto al fatto che non arrivi una telefonata. Allora,
qui si tratta di essere abbastanza precisi. Allora, io che possa essere ogni volta avvertito il consigliere che abbiamo mandato, l'avete letto, l'avete cosato, cioè non è una roba normale. Uno scrive e quell'altro lo legge. Dopodiché, però, se questa è la consuetudine, allora vedremo se questa consuetudine vale la pena di continuarla, oppure se semplicemente uno va a leggere. A me dalla provincia, io lo faccio tutte le volte, ragazzi, vado in provincia e nessuno mi comunica, sto parlando, dopo parla lei, nessuno mi comunica che è stati pubblicati, perché è mio compito andare a vedere se è stati pubblicati, se li voglio andare a vedere. Punto primo. Punto due, la documentazione cartacea, perché su questo bisogna che un attimo siamo precisi. Allora, la documentazione cartacea in questa sede e non solo in questo consiglio comunale è stato detto, la documentazione deve arrivare solo via web, via PEG, via quello che vi pare. Allora, puntualmente vedo che c'è gente che dice dobbiamo fare le fotocopie, dobbiamo fare le fotocopie. E perché? Allora, o andiamo in una direzione o andiamo in una direzione diversa, ma non si può seguire tutte e due. Non possiamo seguire tutte e due, dobbiamo avvertire per telefono che arriva una PEG, riavvertire per telefono, avete letto la PEG? Oh, ragazzi, ma mica c'è, non ce l'abbiamo la struttura per poter fare tutto questo, non esiste, gli uffici sono tutti aperti e soprattutto, questo lo dico con tutta onestà perché ogni volta mi ci arrabbio, la documentazione cartacea non ci può essere, per legge non ci può essere. Ed è inutile continuare a dire ma lo vogliamo cartaceo, non ci può essere, ognuno se la deve stampare per conto suo. Ecco. Invece, noi ce la siamo stampata per conto nostro. No, io volevo solo ricordare che quando dibattemmo la questione della, appunto, relativa all'approvazione dei verbali, fu proprio lei, assessore Ubaldi, a proporre questa, a fare questa proposta di dire allora vi comunichiamo l'avvenuta pubblicazione e ve li andate a controllare. Buoni, eravamo troppo buoni e se una volta uno gli sfugge, a quel punto non può essere una colpa. D'accordo, basta saperlo, ditecelo una volta per tutte. Non lo comunichiamo più. Allora facciamo il consiglio di venerdì e non comunichiamo più i verbali delle sedute precedenti, mettiamolo a verbale. No, uno lo deve far leggere lo stesso, sa. Oh, ragazzi. E se abbiamo delle domande telefoniamo la domenica, il sabato, la domenica al sindaco. Perfetto, come perfetto. Allora? La votiamo noi anche, no? Approvazione verbali sedute precedenti. Che favorevole. Chi è favorevole alzi la mano. E noi siamo favorevoli. 11. Chi è contrario alzi la mano. 5. Consuntivo, erano già. Astenuti nessuno, era uscito Cingolani. Punto 2, comunicazioni al sindaco, non ho comunicazioni. Punto 3, ratifica delibera della Giunta numero 101 del 25 maggio 2017, avente per oggetto variazione al bilancio di previsione 2017-2019, adottata dalla Giunta in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 175,4 del TUEL, decreto legislativo 267-2000. Assessore Sabatini. Buonasera. Allora, in data 25 maggio ultimo scorso la Giunta ha ravvisato la necessità di deliberare in via d'urgenza alcune variazioni al bilancio previsionale per il triennio 2017-2019, ovviamente erano impattanti nell'anno 2017. In particolare si sono dovute adeguare le previsioni di stanziamento riferite a questi tre tipologie di interventi: la sistemazione dell'arena in virtù dell'imminente avvio della stagione, è stata fatta una variazione di bilancio pari ad euro 5.005,73.
Poi è stato necessario l'acquisto di un nuovo server per gli uffici comunali, perché quello esistente non era più utilizzabile, si era rotto, insomma, e qui sono state variazioni per 5.000 euro. E una spesa aggiuntiva di 6.100 euro per la sistemazione della spiaggia e la manutenzione del litorale. Per una specifica di questi interventi lascio magari la parola all'assessore competente nella specifica tecnica di questi interventi, le cui somme ho riportato adesso. Inoltre, a fronte dell'erogazione di un contributo di 26.000 euro che ci è stato assegnato dalla Fondazione Banca Marche, quale sostegno economico alla mostra archeologica che sarà inaugurata il prossimo 14 luglio, si sono quindi dovuti scrivere in entrata questi 26.000 euro e adeguare le previsioni di uscita, quindi previsioni di entrata e relativa spesa, ovviamente nel rispetto degli equilibri del bilancio. In seguito a tale variazioni si è reso necessario l'aggiornamento dei prospetti del DUP, ovviamente per la competenza del 2017. Si è reso altresì necessario il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario e il parere favorevole, come al solito, dell'organo revisore dei conti. Io, sindaco, ho terminato. Se vuole faccio anche la seconda relazione per la destinazione. Se il Consiglio è d'accordo, potremmo trattare anche contemporaneamente il punto 4, se siete d'accordo. Con voto separato. Con voto separato, certo. Ok, grazie. Il punto 4 del presente ordine del giorno è invece la destinazione dell'avanzo di amministrazione risultante dopo l'approvazione del rendiconto 2016 avvenuta nell'ultimo Consiglio Comunale. Come approvato in sede di Consiglio Comunale del 5 giugno ultimo scorso, il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016 presentava una parte svincolata da destinare ad investimenti pari ad euro 152.537,36. In questa stessa sede, con questa deliberazione, andiamo ad approvarne la destinazione, sottolineando che in virtù del fatto che l'avanzo deriva da economie su spese di investimenti, permane quindi l'obbligo normativo di investirlo in stessa tipologia di spesa. Nello specifico, gli interventi che impattano in questa cifra sono tre, arrotondo per semplicità, e sono euro 40.000 al restauro e risanamento conservativo per i paramenti murari esterni del cinema Kursaal, 60.000 euro per la manutenzione straordinaria dei piani viabili di via Uso di Mare e delle traverse laterali di piazza Brancondi e 50.000 euro al ripristino dei piani viabili di via dell'Industria. Mi ricollego solamente al discorso dei tempi di cui abbiamo parlato fino adesso, che il fatto di destinare questi denari, insomma, nel più breve tempo possibile ha fatto anche accelerare quello che è stata la convocazione del Consiglio Comunale. Mi spiego, si possono operare questa tipologia di investimenti solo dopo l'approvazione che facciamo questa sera, per cui prima viene fatta e prima si dà il via. Alcuni di questi interventi, soprattutto quello che riguarda il Kursaal, impatta fortemente con la stagione estiva, per cui prima lo facciamo, meglio è per tutti. Abbiamo ritenuto infatti queste essere le esigenze immediate alle quali far fronte nello specifico rimando anche qui all'assessore di riferimento per quanto riguarda lavori pubblici. Come riportato nel testo della proposta, e lo vedete già dall'ordine del giorno, questa è la seconda destinazione deliberata. Per la prima, infatti, dobbiamo fare riferimento alla determina del responsabile del servizio finanziario, la dottoressa Bianchini, che in data 12 giugno, con la determina numero 675, destinava l'avanzo del vincolato per trasferimenti regionali per euro 30.667 impegnati nella realizzazione del pannello di Scossicci, cioè queste sono delle parti vincolate che sono venute dalla regione come trasferimento e che come tale debbono essere spese. Anche qui l'emergenza di farlo ha determinato la stessa emergenza nella determina. Inoltre, sempre con la deliberazione di stasera, si destina anche la parte vincolata formalmente attribuita all'ente
che verrà impiegata per la realizzazione di una nuova campata di loculi cimiteriali, come previsto nel programma degli investimenti contenuto nel DUP 2017-2019 e anche sull'aggiornamento. Questo perché? Perché la parte vincolata è derivante dalla somma delle, incassata dalle concessioni dei loculi cimiteriali e quindi non impegnato, per cui a pari entrata come tipo di investimento c'è anche uscita per lo stesso tipologia di investimento. Le stesse variazioni, così come per il punto all'ordine del giorno precedente, vanno ad alimentare l'aggiornamento del DUP sul piano 2017-2019 per la competenza 2017 e anche in questo caso è ottenuto il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario nonché dell'organo revisore. Io ho concluso. Sì, infatti insieme. Aperta la discussione. Grilli. Io volevo intervenire proprio in merito al primo punto trattato, alla variazione di bilancio, che è relativa soprattutto al punto che riguarda la, diciamo, la manutenzione del litorale. Sono 6.100 euro, no? Così ci è stato detto in commissione, no, assessore? E penso che riguardi, mi sembra che almeno così ci è stato detto, riguardi il salpamento degli scogli, della scogliera, la sistemazione del litorale per quello, era? Così ci è stato almeno detto, d'accordo? Allora io volevo chiedere, cioè innanzitutto volevo dire che in questi giorni, no, in cui magari si va in spiaggia, no, basta un momentino insomma dare un'occhiata anche così ad un occhio profano, è facile vedere come ci siano alcuni tratti del litorale che siano più in sofferenza di altri, no? Che siano, cioè, sofferenze che sono state causate dalla mareggiata dell'inverno scorso, della primavera eccetera, e quindi tanto che proprio in alcuni balneari sono stati, allora si è in una situazione proprio a spiaggia completamente in pendenza e sono stati costretti gli operatori addirittura a privarsi di un'intera fila di ombrelloni con un danno anche economico. Per questo io volevo chiedere al legato al demanio, se possibile, quali sono stati gli orari di impegno della chiatta e con quale criterio sono stati scelti i tratti di litorale nei quali attuare il salpamento, visto che quelli che presentano maggiori sofferenze sono, diciamo, sono quelli maggiori problemi insomma, di erosione, sono stati in parte tralasciati oppure i lavori sono stati sospesi, così almeno mi è stato detto, a vantaggio di altri che fortunatamente per loro non presentano insomma alcuna sofferenza, alcuna difficoltà. Quindi vorrei sapere quali sono stati i criteri scelti per questo intervento. Altri interventi? Rovazzani. Sì, volevo una delucidazione sui 40.000 euro per risanamento e restauro conservativo dei paramenti murari esterni del Cursal. Anzi due, scusi. Una è per sapere, visto che lì c'era un progetto che poi è uscito anche, no, sul giornale, avete detto che il Cursal è oggetto di una possibile compravendita per la realizzazione di una galleria commerciale e quindi insomma se poi ci andiamo a spendere 40.000 euro adesso, quindi presuppongo che il progetto non sia imminente, sennò sarebbero 40.000 euro buttati via. E poi mi chiedevo un'altra cosa, il soffitto del Cursal a livello d'amianto è stato sistemato, perché se non lo fosse a questo punto forse spendere 40.000 euro a livello estetico per il discorso murario e lasciare magari l'amianto che rappresenta invece voglio dire un pericolo per la salute dei cittadini sarebbe preferibile, nonostante io capisco che l'immagine conta, però forse sarebbe preferibile tutelare prima la salute dei cittadini. Interventi? Pigini. Sì, riguarda il bilancio. Volevo sapere se non vi sembra anomalo convocare questi consigli comunali in seduta straordinaria e ratificare variazioni di bilancio deliberate in via d'urgenza. È giusto anche che voi concediate alle opposizioni la possibilità di collaborare anche durante la fase di pianificazione degli interventi. Questo per non continuare a tenere alte le barricate, questo penso. E anche lei, signor Sindaco, nelle sue comunicazioni, puntualmente comunicazioni del Sindaco, non ci sono comunicazioni. Non può anticipare quello che sta preparando o dobbiamo essere informati sempre dalla stampa. Sappia che noi vogliamo ascoltare queste cose dalla sua voce e non dalla sua vice. Non avendo avuto il tempo necessario per approfondire i dettagli, siamo costretti al voto contrario.
altri interventi? Rispondo per me. Allora. Ok. Tanto rispondo per Ubaldi. Tanto rispondo per le mie. La prima, il sindaco parla per conto suo, non parla per voce della vice. La vice però fa l'assessore ai lavori pubblici, magari qualche parola la dice, perché non è che si può nascondere. Pigini, che a lei faccia piacere o no, questa è la storia. Detto questo, che mi sembra, lei esce sempre con queste cose abbastanza fantasiose, ma insomma mi sembra che non c'ha né lei né io l'età più per... comunque. Allora, per quanto riguarda il consiglio straordinario, sono tutti consigli straordinari, sono tutti straordinari a meno di quelli sul bilancio, il bilancio di previsione, il consuntivo, sono tre consigli ordinari, quella di tutti straordinari, ma questa è l'ABC. Rispondo invece a Rovazzani. Allora, è vero che la nostra intenzione è quella di vendere o comunque di trovare una soluzione definitiva per il Cursa. È altrettanto vero che noi dobbiamo fare i conti con due cose. Una, che la soluzione è comunque una soluzione complessa e che quindi va valutata con i tempi giusti, e con, perché sono varie le soluzioni possibili e quindi lo faremo. Secondo, dobbiamo fare i conti col fatto che ci sta un cinema che c'ha una convenzione fatta che scade alla fine del 2018, e anche questo lo dobbiamo fare come cosa. Terzo, i 40.000 euro che noi abbiamo una valutazione del Cursa al fatto dall'Agenzia delle Entrate, come si chiama, l'Agenzia delle Entrate, nelle condizioni in cui attualmente, con tanto di foto eccetera, abbiamo già chiesto, e la valutazione alla quale venderemo l'immobile sarà di quella valutazione più i 40.000 di oggi. Per quanto riguarda l'amianto, l'intervento non prevede di rifare il tetto, perché se no sarebbe il tetto e basta, e forse non basterebbe, però l'amianto, stia tranquillo che verrà comunque controllato, che sia tutto incapsulato, non so come, bonificato anche in questa circostanza. Quindi, per quanto riguarda il Cursa, soltanto che non è più possibile vedere il Cursa in quelle condizioni, non è assolutamente accettabile agli occhi nostri, figuriamoci dei turisti, e quindi come tale noi lo tratteremo, aggiungendo le 40.000 euro alla valutazione dell'Agenzia delle Entrate già fatte, e questo costituirà la passa d'asta di quelle di quell'immobile. Pier Giorgio può aggiungere lui, ma per quanto riguarda quegli interventi di 6.000 euro che sono stati spesi in centro, si è continuato da dove si era arrivati, e abbiamo dovuto smettere perché non avevamo altri soldi, riprenderemo a settembre prima della stagione invernale. Non abbiamo sono soldi del comune quelli, non sono i soldi della regione, perché i soldi della regione sono quelli su Ascossicci, sono soldi del comune. In quel momento, con il bilancio che voi sapete che abbiamo fatto alla fine di marzo, non abbiamo avuto la possibilità di aggiungere altre cifre, con i permessi e con tutto siamo arrivati alla scadenza, l'ultimo giorno è stato il 30 di maggio se non mi sbaglio, e quindi se ci sono stati fatti due interventi in altri due punti non conseguenziali, è stato esclusivamente per la rimozione di scogli pericolosi. Questo era il motivo, ma anche in quei casi ci si deve tornare, ma ci si tornerà man mano che si scende verso sud, perché l'intervento dovrà finire a ricongiungersi con il fiume Potenza. Bene, se non ci sono altre, passiamo alla dichiarazione di voto. Ratifica della delibera di giunta 101 del 25/5/2017. Prego. Contrario. PAC vota contrario. Movimento 5 Stelle contrario. Uniti per Porto Recanati voto contrario. Città Mia vota contrario. La maggioranza ovviamente vota a favore.
Allora, per l'approvazione del punto 3, ratifica delibera della Giunta 101 del 25/5/2017, chi è favorevole alzi la mano. 12, contrari? 5, astenuti nessuno. Per l'immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano. Sempre 12, contrari? 5. Punto 4 all'ordine del giorno, seconda destinazione avanzo di amministrazione derivante dall'approvazione del rendiconto 2016 al bilancio di previsione 2017-2019. Dichiarazioni di voto prima. Nonostante le rassicurazioni della dottoressa Ubaldi e la spiegazione per il fatto che comunque questi 40.000 vadano spesi per dare un'immagine al CURSA che poi comunque verranno computati, visto che comunque non mi è stata data una risposta in termini certi per il discorso amianto, anticipo che il mio voto sarà di astensione. Per quanto riguarda comunque poi il contratto per il CURSA di locazione, se non ricordo male c'era proprio la possibilità, nel caso si trovasse, di risolvere anticipatamente, quindi non è un problema, volevo dire, il discorso del contratto in essere, magari si poteva anche fare il rifacimento del tetto mettendo anche quello nella base d'asta e bonificare il discorso amianto, quindi questo mi induce ad astenermi. 5 stelle, astensione. Uniti per Porto Recanati si astiene. Città Mia? Astensione. La maggioranza vota a favore. Chi è favorevole all'approvazione del punto 4, seconda destinazione avanzo di amministrazione derivante dall'approvazione del rendiconto 2016 al bilancio di previsione 2017-2019, chi è favorevole alzi la mano. 12, contrari nessuno, astenuti 5. Quinto punto all'ordine del giorno, l'immediata esecutività del punto 4, scusate, chi è favorevole alzi la mano, sempre 12, contrari nessuno, astenuti 5. Punto 5 all'ordine del giorno, variante PRG, articolo 15,5, legge regionale 3492, correzione e precisazione grafica. Scusi Sindaco, io anticipo PAC, penso Città Mia e UPP, abbandoniamo l'aula per il discorso che abbiamo fatto all'inizio del Consiglio Comunale, a prescindere dalla tempistica, i 3 giorni liberi o non liberi, è la condotta dell'amministrazione che secondo noi non ci mette in grado di poter svolgere il nostro compito di opposizione nella maniera dovuta. Ci auguriamo quindi, visto che oggi abbiamo formalizzato la richiesta, che i prossimi Consigli Comunali vengano fatti o fissati per il giovedì o venerdì, sperando che venga accolta. Grazie, buonasera. Grazie a lei, buonasera. Allora passo alla relazione. Come abbiamo detto in fase di commissione e abbiamo poi mandato, Tigini non c'era in commissione, però penso che hai visto i documenti. Si tratta di una risoluzione in qualche situazione puntuale dove erano state rilevate imprecisioni di ordine grafico, ad esempio una retinatura di un'area a standard estesa sopra alcuni edifici esistenti, zone destinate a parcheggio dove non c'era stampata la lettera P e in altri casi, per esempio, il retino che identifica la zona non era stato stampato. Ovviamente non ci sono modificazioni di destinazioni d'uso o di qualsiasi altro parametro di natura edilizia, per cui si procede per la correzione di queste inesattezze attraverso una variante che si chiama anche così comunque, anche se è una variante minore, da approvare ai sensi dell'articolo 15, quinto comma della legge regionale 3492, dove
dove all'articolo 15 il punto 5 recita che le varianti al piano regolatore generale che non incidono sul suo dimensionamento globale e che pur variando le destinazioni d'uso delle aree e comportando modificazioni alle relative norme tecniche di attuazione del piano non modificano la distribuzione dei carichi insediativi e la dotazione degli standard di cui al decreto ministeriale 1444 del 1968 da osservarsi in ciascuna zona di cui al comma 3 sono approvate in via definitiva dal Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 30 della presente legge. In realtà non viene fatta nessuna modificazione distributiva dei carichi insediativi e non vengono variate le distribuzioni degli standard. Per quello che riguarda le variazioni, in realtà sono nove variazioni, di cui la prima riguarda il bivio origina, dove c'erano delle aree bianche in realtà adibite a parcheggio, quindi viene aggiunto la P. Altre ci sono delle aree che sono attualmente destinate a parcheggio da sempre, che risultavano all'interno del piano di spiaggia. Ovviamente la linea del piano di spiaggia va ad bypassare questi parcheggi perché sono parcheggi e quindi come tali vengono trattati poi dal piano regolatore. Viene corretto il posizionamento di un'area destinata a standard in una lottizzazione dove erroneamente il retino era andato a finire sopra le case esistenti e invece viene semplificato, cioè viene esemplificato come è in realtà, peraltro lottizzazione già finita da anni. In un'altra zona parliamo in Viale Scarfiotti dove c'era un'area bianca che è un parcheggio ma non esisteva la lettera P. Poi ci sono stati ripristinati due retini in una zona che è destinata a verde privato ma non c'era il retino che sarebbe la zona del play e un'altra che era destinata a destinazione turistica TB3 che per errore di stampa non figurava il retino nelle ultime versioni, ma su di un fabbricato che è esistente da 50 anni. Poi si va a modificare la linea che individua il piano di spiaggia riportandolo alla linea demaniale perché la linea demaniale passa all'esterno dell'area portuale mentre la linea del piano di spiaggia passava dritta per cui va adeguato alla linea demaniale. Poi ci sono due correzioni che riguardano cartograficamente due procedure SUAP che sono state regolarmente approvate, definite eccetera, vanno tolte all'interno del riquadro della simbologia delle precedenti previsioni di PRG dove deve rimanere solamente il riferimento della delibera del Consiglio Comunale di approvazione. Una peraltro è un SUAP del 2009, uno è un SUAP del 2010. Poi nella lottizzazione Bartoloni c'era un'appendice che è un'appendice con destinazione zona B, in particolare B2, che si poteva vincere solamente dal tipo di retinatura, ma c'è stato dentro scritto B2. Poi la zona di attrezzature di interesse comune tecniche distributive FC5 che riguarda l'ex mercato ittico, siccome che in realtà il mercato ittico non c'è più da tempo, non viene cambiata destinazione ma rimane destinazione ad attrezzatura generica di interesse comune tecniche distributive normate dalle vigenti norme tecniche di attuazione, quindi non si vanno a cambiare norme tecniche e cose del genere. Per cui nel carattere esclusivamente grafico della variante non è necessaria una nuova richiesta di pareri obbligatori ex Genio Civile ed ASUR, rimanendo quelli che sono già stati fatti, già per i contenuti esplicitati sono tuttora validi.
Invece durante la pubblicazione sarà richiesto il parere al demanio per le modifiche riportate alla linea del piano di spiaggia. Prego. Sì, allora vorrei dare tutta la nostra solidarietà intanto ai colleghi consiglieri che sono usciti, e tuttavia abbiamo deciso di non uscire perché c'è la sensazione che uscire da quest'aula vi facciamo un favore e noi non ci va, diciamo, di farvi questi piaceri. Per quanto riguarda invece il punto in discussione, prendiamo atto che adesso c'è un nuovo dirigente in ufficio tecnico e urbanistica e questo si è reso conto di alcune deficienze presenti. Auguriamo buon lavoro al dirigente, offrendo la nostra fiducia. Prego. Auguriamo buon lavoro al dirigente, offrendo la nostra fiducia e la disponibilità a collaborare con gli uffici. Purtroppo non abbiamo avuto il tempo necessario per valutare bene tutti quanti i dettagli, quindi siamo costretti ad astenerci. Grazie. Pina? Posso dire? Faccio la dichiarazione di voto per noi, perché ovviamente lo sappiamo, come avevamo preannunciato all'inizio di questa seduta, si trattava di cose, di correzioni grafiche, di banalità, ma davvero banalità, che poi i consiglieri hanno tutto il tempo di verificare con, anche con gli uffici, ovunque vogliono, in questo periodo. Tutto quello che è più complesso non l'abbiamo portato e lo prepareremo col tempo e ve lo daremo con il tempo necessario. Non accettiamo che venga detto che non abbiamo, che non diamo i tempi, perché non è vero, non ci metteremo mai nella condizione di essere carenti, anche perché se ci dovesse succedere vi telefoneremmo per dirvi come vi abbiamo chiesto in epoca di bilancio, sapendo che bloccavamo, che senza fare il consuntivo o recuperandolo 10 giorni prima avremmo potuto assumere 2 spazzini 10 giorni prima, 15 giorni prima, secondo, e ci avete detto di no all'anticipo delle cose, salvo poi fare gli interventi che potevano essere fatti senza che il bilancio vi fosse arrivato per niente, perché nessun intervento riguardava i dati del bilancio in termini specifici e tecnici, eccetera. Comunque, laddove è possibile, noi siamo sempre pronti a dare e a offrire tutte le spiegazioni, le documentazioni. Se però l'idea di democrazia è quella che o la vinco o l'impatto, perché se non la vinco mi alzo e vado via, beh, direi che è lodevole l'atteggiamento dei 5 Stelle che dicono lascio perdere il fatto che faccio un piacere, ma insomma reputo che se non altro è stato presente ed ha ascoltato la spiegazione del sindaco, che anche detto questo è ovvio che il voto della maggioranza è favorevole. Passiamo a votazione. Andiamo a integrare gli scrutatori perché è uscito il consigliere Zoppi. Uscito il consigliere Zoppi, integriamo lo scrutatore Pigini. Quindi passiamo alla votazione del punto 5, variante PRG articolo 15,5 legge regionale 3492, correzione precisazione grafica, chi è favorevole alzi la mano. 12, contrari nessuno, astenuti 1. Immediata esecutività per la pubblicazione, chi è favorevole alzi la mano. 12, contrari nessuno, astenuto 1. La seduta. Scusi, signor sindaco. Prego. Volevo fare un appello, se possibile.
visto che abbiamo visto sugli organi di stampa relativamente al discorso delle raccomandate che sono arrivate ai volontari, alcuni volontari della Protezione Civile, e poi ho letto anche le risposte che ha dato lei, insomma c'è un attimo, secondo me, da fare un po' di chiarezza. So che oggi c'è una nomina del coordinatore, le chiederei un atto di responsabilità. Questa sera c'è l'elezione. Se è possibile di sospendere questa cosa aspettando chiarimenti, insomma, perché ho visto che le dichiarazioni non sono congruenti, cioè non c'è stato un chiarimento tra di voi, quindi sarebbe utile forse aspettare un attimo e chiarire la cosa, però questa è una richiesta che faccio da cittadino. A parte che voglio dire, non è il momento di approfondire, mi sembra di aver risposto in maniera molto lineare e molto, molto aperta, voglio dire, quindi con le motivazioni precise per cui ho fatto determinate cose. Quindi io questa sera purtroppo devo andare a elezione, perché ne va anche degli altri volontari che saranno presenti, insomma. Non vorrei che si creasse un fraintendimento per il tempismo, magari casualmente, cioè è capitato proprio a ridosso delle elezioni del coordinatore questa cosa, magari qualcuno potrebbe pensare a una cosa scaduta ad arte, quindi per evitare questo, magari rimandare non cambia niente secondo me, però è una sua scelta. Va bene, grazie.